Innanzitutto buongiorno a tutti, poi no, diciamo che quando sono andato via l'anno scorso avevamo fatto la grigliata di fine anno, ho parlato col presidente e col direttore ed ero molto tranquillo per quanto riguarda la mia posizione. Poi io sinceramente sono stato un mese in Australia e quindi ero più in vacanza e di notizie me ne sono arrivate pochissime. Sì, mi hanno detto che c'è stato qualche piccolo contrattempo, qualche piccolo problema, ma poi fortunatamente si è risolto tutto come doveva andare, era solo una questione di spiegare quali erano i patti. E comunque ringrazio comunque il Parma che mi ha comunque riscattato dal Cesena e sono molto contento di questa soluzione, sono molto contento di essere qua. Parlami un po' allora di questo mese. Hai fatto anche qualche idea a fare un fine carriera come Del Piero? No, diciamo che là vivono molto mentalità molto diversa rispetto a quella italiana, però diciamo che l'Australia è veramente lontana e poi è enorme da girare, quindi è stata una bella esperienza, ma io ho la mia cugina che vive là e gli ho detto tu stai là, io sto qua. La passata stagione è stata una stagione molto intensa per il Parma e per te, no? Per quanto mi riguarda credo che tu sia andato in crescendo in questo campionato, non so se la pensi così anche tu, è anche ovvio visto che ti inserivi in una squadra nuova, però un po' è così, sei andato meglio nel finale. Ma devo dire che ho dovuto prendere conoscenza con i miei compagni, veniva una stagione negativa per me, quindi avevo bisogno di trovare alcune certezze, alcune sicurezze personali e penso che durante la stagione le ho ritrovate, ho ritrovato il gol e insomma il mio obiettivo è quello di riprendere ancora più consapevolezza di quanto valgo e del mio valore. E il mio obiettivo personale per questa stagione sarà quello di segnare più gol. L'anno scorso ne ho fatti 3, ma potevo benissimo arrivare a 5. E insomma, il mio obiettivo è quello. Marco, quest'anno è il tuo secondo anno a Parma. Che differenze noti dal ritiro dell'anno scorso a questo, dal punto di vista personale della preparazione? Ma diciamo che innanzitutto, personalmente, mi trovo subito a mio agio perché comunque conosco i compagni, conosco l'ambiente già da un anno, quindi per me lo sto vivendo in maniera diversa, lo sto vivendo meglio e in più vedo che abbiamo mantenuto lo stesso gruppo dell'anno scorso, c'è tanta voglia di fare, tanta voglia di lavorare e penso che essere in una struttura come quella qua di Collecchio ci possa dare una mano perché abbiamo tutti i nostri punti di riferimento, abbiamo le nostre strutture che sono sempre quelle, sappiamo dove andare a lavorare quando dobbiamo lavorare, sappiamo quali sono i macchinari che ci servono. Insomma, per me che magari cerca di fare anche una sorta di prevenzione, comunque di lavorare sul proprio fisico anche prima dell'allenamento, si hanno già delle macchinari, delle strutture che ti aiutano già da adesso a prepararsi agli allenamenti e alla prossima stagione. Proprio in questo contesto è curioso che l'anno scorso sei stato uno dei giocatori più utilizzati in assoluto da mister Donadoni. Per te è doppiamente importante la fase del ritiro precampionato, quindi insomma anche per una questione di chilometraggio. Ma diciamo di sì, diciamo che comunque avendo anche lavorato tanto ho fatto anche un'estate molto rilassata, quindi insomma devo rimettermi in riga, devo ricominciare a lavorare, riprendere i miei ritmi di lavoro. Penso che ognuno deve avere un suo programma in testa, una sua mentalità del lavoro e poi si seguirà sicuramente quello che ci dirà il mister, i preparatori e dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere tanto fieno in cascina però insomma siamo qua per questo. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Rugolotto, Corriere dello Sport, ti volevo chiedere centrocampo, la concorrenza possiamo dire che è aumentata, poi il mercato è lungo e tu come diceva il collega sei uno dei più utilizzati da Donadoni, questo comunque ti preoccupa, la concorrenza in più la trovi un fattore positivo? Ma sinceramente lo trovo un fattore più che positivo perché ti può dare una mano a rifiutare in alcune situazioni. L'anno scorso forse siamo arrivati in un momento in cui eravamo un po' contati forse a centrocampo, quindi avere più giocatori che possono giocare può aiutare, sicuramente è uno stimolo per me e per chi gioca a far meglio. E sarà anche uno stimolo maggiore per migliorarsi tutti quanti e comunque se uno magari al 60esimo, 70esimo è cotto, se entra un altro che ha lo stesso livello la squadra ne trae giovamento e ne guadagna ancora, ne guadagna la squadra. Una seconda e ultima cosa, come collochi il Parma nelle 20 di Serie A per la prossima stagione, almeno finora per quello che ha dato il mercato finora? Ma sicuramente noi dovevamo partire con la mentalità che abbiamo avuto l'anno scorso. Se partiamo il giorno d'andata con quella mentalità lì
possiamo far bene, ma la nostra idea iniziale deve essere quella di ottenere la salvezza il prima possibile. E poi abbiamo dei giocatori importanti, la squadra è stata rafforzata con dei giocatori veramente bravi che ci potranno dare una mano a fare magari quel salto di qualità che poi a un certo punto l'anno scorso è mancato. Però noi dobbiamo comunque partire inizialmente con quella voglia, con quella fame che abbiamo avuto nel girone d'andata dell'anno scorso. Michelangelo, Teleducato. Prima una curiosità, se nel tuo mese australiano ti hai imbattuto in qualche tifoso del Parma o appassionato di calcio, ti hai detto guarda Parma. Ma diciamo che là il calcio lo seguono in pochi, sono molto più, magari qualche italiano amico, gli amici che si incontra, che se ho incontrato sì, ma là diciamo che hanno altri sport, tra il football loro, il rugby, più che altro ho incontrato dei canguri, quindi. No, la seconda invece è una domanda più seria, ti chiedo dal punto di vista tattico verso che centrocampo si va, che centrocampo vedremo almeno nelle prime uscite in base così a quello che vi sta dicendo Donato? Ma penso che stiamo lavorando comunque su un centrocampo che in mezzo sarà sicuramente a 3 e poi può variare a essere a 5 con due esterni affiancati oppure con 4-3-3. Dipende, comunque penso che abbiamo dei giocatori che possono giocare in diversi ruoli a centrocampo e possono mettere in mostra diversi moduli, quindi poi sarà l'allenatore che deciderà. In questo momento stiamo lavorando sulla preparazione, stiamo lavorando sulle basi, quindi è ancora presto per dire quello che sarà il Parma del futuro. Ed è stato ed è tempo dei sogni. Io per esempio invece sogno un sistema di gioco che tu non hai menzionato, che sarebbe il 4-2-3-1. Con due bei mediani tosti davanti i giocatori di maggiore fantasia che possono essere Biabiani, Cassano e Sansone e poi dinanzi a loro Amauri. Potrebbe essere possibile? Ti candideresti per essere uno dei due? Vabbè, se sono in due sicuramente io mi candido, se no poi dopo altri spazi non è che ne vedo tante, a meno che mi voglia far giocare il portiere, ma giocherai anche lì. Però no, a parte questo, siamo, ripeto, come dicevo prima, abbiamo diversi giocatori a centrocampo e abbiamo la possibilità di fare più moduli. Questo deve essere un vantaggio per il Parma e deve essere anche una possibilità che avrà l'allenatore di scegliere a seconda di come vedrà la squadra, di come vedrà l'avversario, di giocare. Noi abbiamo diversi giocatori con diverse caratteristiche che possono dare una mano a questo Parma. E di Cassano cosa ci dice di queste prime sue battute parmigiane? Ma dico che è un giocatore che ha dei colpi eccezionali, lo abbiamo visto in allenamento, nelle partitine, riesce a trovare giocate che magari altri non trovano, quindi è sicuramente un valore aggiunto ed è un giocatore che dovrò sfruttare se voglio fare dei gol, perché comunque lui la palla la sa mettere, sa mandare in gol i compagni, quindi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti.